Buongiorno a tutti ragazzi, un saluto da parte di Bianco Nero Man, buona giornata a tutti quanti. Allora, tra ieri e oggi ne ho letto un po' di cotteri crude, no? E ho constatato come davvero l'ignoranza nel popolo juventino regna veramente sovrana. E mi spiego. Tra ieri e oggi e l'altro ieri sono venuti fuori dei nomi di possibili nuovi giocatori della Juventus, Di Maria, Pogba e Perisic. E sono venuti fuori discorsi, no ma sono vecchi, ma sono dei rottami, ma i ritorni non vanno mai bene, ma gli interisti non li vogliamo, di qua, di là, di su, di giù. E io dico, allora, prendiamo Tevez all'età di quasi 30 anni e sentivo, è vecchio, è spacca spogliatoio, di qua, di là, di su, di giù. Prendiamo CR7 che aveva 33 anni, tutti a godere, grande CR7, 33 anni, e quindi se io devo seguire il ragionamento Di Maria, 34 anni è vecchio, allora anche CR7 era vecchio a 33 anni, però eravate tutti quanti contenti, estasiati a questo acquisto. Io dico che se davvero dovessero arrivare quei tre giocatori che ho nominato, ovvero Di Maria, Pogba e Perisic, tra cui tutti e tre, lo ricordo, tutti e tre a parametro zero, perché tutti e tre arriverebbero a parametro zero, io direi che nella Juve di quest'anno, ragazzi, è oro che cola. È oro che cola. E ripeto, tutti e tre a parametro zero sarebbe tantissima roba. Cioè vuol dire che tu prendi comunque tre top player, perché Pogba, Di Maria e Perisic sono top player. Chi dice il contrario veramente si nasconda con la testa sotto la sabbia. A parametro zero è tantissima roba. Vuol dire che comunque noi il budget che avremo a disposizione per altri giocatori ce lo avremo per intero. Cioè Pogba, Di Maria e Perisic a parametro zero, non so se rendo l'idea. Quindi io sono dell'idea che un Di Maria per 2 anni lo prendo molto volentieri, un Pogba anche lui sarebbe un bellissimo ritorno, e comunque Perisic quest'anno all'Inter ha fatto vedere veramente grandi cose e ci ha fatto anche vedere in Supercoppa e in Coppa Italia in finale. Quindi prima di sparare cazzate, pensate a quando dite le cose. Ripeto, tre giocatori top a parametro zero sarebbe tantissima roba. Tantissima roba. Vabbè, provate solo a immaginare il prossimo anno Di Maria, Chiesa e Vlahovic. No? Non so se rendo l'idea. Perché il prossimo anno rientreranno Chiesa, rientrerà McKennie. Quindi io ci penserei prima di dire che sono acquisti sbagliati. Poi ognuno la pensa come vuole, per l'amor di Dio. Detto questo, vi saluto, vi auguro una buona giornata e fino alla fine forza Juventus. Ciao.